La volta scorsa tutti quelli che c'erano ricorderanno che avevo parlato di questa cosa. E praticamente questo qua, Jeff Cable, è un tizio, che peraltro andate a vedere su internet, insomma, un signore anche della faccia simpatica, e fa una serie di seminari ad AB&H, che è un, diciamo, tra virgolette, un negozio, insomma, un grande magazzino della fotografia, un posto veramente spettacolare. A New York, due piani de megastore con veramente qualunque cosa ti possa venire in mente. Mi piace abbastanza a me B&H. Sì, sì, non si è capito, vero? Infatti lo nascondo bene. E niente, questo qui per esempio fa questi seminari dove spiega a pubblico, insomma, di tutte le fasce di competenza varie cose. E in particolare questo qua mi piaceva farvelo vedere perché praticamente un'oretta, 1 ora e 20, mi sembra che dura la sua lezione, praticamente riassume come si fanno le foto, parlando delle 15 caratteristiche che ognuno dovrebbe conoscere della propria macchina fotografica. Ora, adesso mo vi faccio vedere che si tratta. In realtà sono tutte cose che noi in teoria dovremmo conoscere, no? Però diciamo che messe in fila, secondo me sono carine, al punto da perderci, insomma, secondo me vale la pena perderci un attimo di tempo. Poi alcune cose ve le faccio vedere pure con la mia macchina fotografica che ho opportunamente portato, per capirle. Questo, se io schiaccio questo, dovrebbe andare avanti, no? In teoria. Infatti. Un minimo di insistenza in più. Lui dice questa frase che se vuoi, insomma, è abbastanza banale, però dice che un buon fotografo dovrebbe essere capace di lavorare, sostanzialmente, cioè, di walk to, insomma, di fare quello che serve in qualunque condizione, no? Questo che vuol dire? Che in teoria gli uccellini, little birds. Infatti, che vuol dire che in teoria, se noi conoscessimo, e dico in teoria e se conoscessimo perché non è così, l'equipaggiamento che utilizziamo, quindi almeno le impostazioni fondamentali di quello che utilizziamo per fare le foto, chiaramente quando ci troviamo in una determinata situazione sappiamo, ok, questo lo metto così, questo lo metto cos'ha, questo lo metto cos'ha e faccio le foto. È chiaro che se noi non sappiamo neanche quello che ci abbiamo, è molto improbabile che siamo in grado di gestire quello che abbiamo nella condizione in cui ci troviamo in quel momento, cioè in quella determinata situazione. Faccio qualche stupido esempio pratico. Questa qua è proprio è la base, no? Il modo di shooting mode, il modo di scatto, cioè il modo in cui la macchina calcola l'esposizione. È proprio la base, quindi c'hai la priorità di apertura, priorità di tempo e manuale. Lui il programma non lo prende in considerazione dicendo te posti in acciaccate, ti sei comprato una reflex, magari hai speso 3-4 mila euro, perché la usi come una macchina da 100 euro punta e scatta? Non ti senti un po' fesso? Questo dico io, non lo dice lui, per carità, insomma. E effettivamente, buonasera Vittorio. Effettivamente io sarei anche abbastanza d'accordo con lui, se non che delle volte l'esposizione programmata è effettivamente comoda, perché comunque tiri fuori la macchina dalla borsa, schiacci e qualcosa viene, no? Cioè, poi le macchine sono abbastanza intelligenti da riconoscere l'obiettivo che c'è attaccato, quindi magari mettono un tempo adeguato, insomma. Io non demonizzerei così l'esposizione programmata, però quello che lui dice è sostanzialmente giusto. Quando è che devo utilizzare l'apertura, la priorità all'apertura del diaframma, del tempo o le impostazioni manuali? Allora, se facciamo un passo indietro nella storia della fotografia, l'apertura, cioè il modo di scatto a priorità di diaframma, è l'unico che c'era un tempo. Cioè le macchine c'erano solo quello, tu mettevi il diaframma sull'obiettivo e la macchina calcolava il tempo di esposizione necessario.
Ok? Non c'era altro, cioè c'era questo. E quindi ci sarà un motivo per cui è il primo automatismo che è venuto in mente a qualcuno di inserire nella macchina fotografica. Ed è sostanzialmente il motivo è abbastanza banale, che l'apertura del diaframma determina la profondità di campo, che è probabilmente uno delle, senza probabilmente, è una delle cose più importanti per quello che riguarda la creatività, l'espressione che tu, l'espressività col mezzo fotografico che tu hai. Quindi io personalmente invito molto a utilizzare un diaframma conosciuto, cioè a utilizzare il diaframma giusto per quello che voglio fare in quel momento, e la macchina sceglie il tempo. Ora, un tempo questa cosa era vera, questa che ho appena detto. Adesso, perché la pellicola, una volta che l'avevi messa dentro, la sensibilità quella era, non è che potevi cambiare sensibilità a metà rullino, insomma, no? Non esisteva questa cosa. Quindi era esattamente così, tu sceglievi il diaframma e la macchina sceglieva il tempo. Adesso sta cosa non è più così, quindi c'è anche la variabile ISO, la vediamo tra un attimo. Questo signore portava qualche foto come esempio di quando utilizzare un modo piuttosto che l'altro. In un evento sportivo è difficile lavorare in manuale perché le condizioni di luce, specie se è un evento indoor, tendono a cambiare. Sì, cioè magari ti sposti di un po' e cambia. Quindi lavorare in manuale è piuttosto difficile. E lavorare in automatico chiaramente diventa quasi indispensabile perché cioè, quelli corrono. Questo è uno dei pochi casi in cui se tu vuoi questo tipo di effetto, la cosa che devi decidere è il tempo d'esposizione. Perché se tu fai questa foto sarà stata fatta, che so, al 60-30esimo, forse, non lo so, se tu la fai a un 250esimo, le gambe vengono ferme e quindi perdi questo effetto. Ma è uno dei pochissimi casi in cui effettivamente è necessario lavorare o in manuale o in priorità di tempo, perché altrimenti perderesti questo tipo di effetto. In tutti gli altri, cioè, se non ho un motivo specifico per cui voglio utilizzare un determinato tempo, è chiaro che l'apertura di diaframma nel 95% dei casi fa al caso nostro. Vedete questa qua? Questa qua, nonostante tutto, è fatta con la priorità del diaframma. Tu dici, sì, ma ci avrebbe senso fare la priorità di tempo perché vorrei usare un tempo veloce. Però se tu lavori in priorità di diaframma, non è che il tempo che la macchina mette non lo vedi. E qui, se tu questa foto la scatti a un 250esimo, a un 125esimo, tendenzialmente non è che cambi tantissimo. Quindi, capite la differenza? Cioè, è sottile la differenza tra questa e l'altra, no? Perché sembrano sostanzialmente la stessa cosa. Però un minimo di differenza la cogli, no? Perché questa foto qui, se tu fermavi le ali, non è che succedeva sto granché, a parte che fermare le ali, non lo so, insomma, che tempo ci sarebbe voluto per fare una cosa del genere. Vedete quest'altra? Questa qua, per esempio, se tu devi controllare esattamente l'effetto che hai dietro, no? Quindi per forza la devi fare con un tempo che ti garantisca quell'effetto. Poi è chiaro che magari devi fare delle prove perché non è così facile capire che ne so, a un quindicesimo viene così e a un trentesimo non mi piace. Ci siamo? E oltretutto devi pure capire quanto vuoi sfocato dietro, oltre che questo effetto di sfocatura di movimento. E qua entrerebbe in gioco l'ISO, cioè la sensibilità a cui imposto il sensore. Se siete su sta cosa? Cioè bilanciare le tre cose. Aspetta, l'ISO perché c'entra lo sfocato dietro? Perché se tu guardi questa foto qui è fatta da un altro veicolo, no? Quindi camminano alla stessa velocità, stai con un grandangolo moderato e lo fotografi. Te quindi vuoi che pressa poco tutta la moto sia a fuoco, giusto? E quindi ti devi scegliere un diaframma che ti dà la profondità di campo sufficiente. Vuoi che lo sfondo dietro sia sufficientemente mosso e quindi devi scegliere un tempo adeguato.
Però hai già scelto due cose sostanzialmente, no? Quindi se tu non scegli un ISO che ti consenta di utilizzare determinato tempo, è chiaro quel che determinato tempo e un diaframma nell'intorno di quello che ti serve, perché poi, che ne so, se questa è fatta a 5-6, non è che a 8 la butti, no? Però diciamo che restringi un attimino il compromesso, lo devi stringere in base a quello di cui hai bisogno. Peraltro questo qui è un tipo di foto, secondo me, molto perfetto e molto facile. Giusto per dirvelo, insomma, cioè la cosa. Cioè, non lo so, a me fa scena, no? Come tipo di foto sembra uno che ammazza, uno che ci ha capito. Mentre invece sostanzialmente se te ti metti fuori dal finestrino, appresso a uno in macchina o uno in moto o quello che sia, questo effetto viene abbastanza facilmente, sì. Io l'ho fatto. Vabbè, in California, nel deserto, insomma, era molto bella la situazione, però sorpassato un camion, c'era tutto sto camion lungo lungo, col tramonto, viene. Cioè, è una foto stupida, però molto d'effetto. Io oltretutto l'ho fatto con la macchina che a quel tempo c'avevo la macchina di Caterina. Cioè, era la mia, ma ora uguale alla sua, insomma, ecco. E qua casca l'asino. Perfetto, e questo ti fa capire tante cose. Che è più difficile delle altre. Primo. Secondo, che l'automatismo della macchina fotografica si impicca in questa situazione. E adesso vedi, qui c'è un po' di luce, però che il cielo è blu si vede, no? Questo cielo è un bel blu, in realtà non è così. È bello il cielo. È bello blu, insomma. Yes. C'è un albero davanti. Però se tu guardi, è lot of trees, yes. Se tu guardi qua vedi che insomma è evidente l'effetto, insomma non è così nascosto. Allora, in questa situazione qua non c'è automatismo che tenga. Devo lavorare in manuale. Perché questo? Perché la macchina fotografica, l'esposizione della macchina fotografica si fa fregare dal fatto che è tutto buio. Quindi tu scatti in automatismo, quello che preferisci, cioè in program, in automatismo a priorità dei tempi, dei diaframmi, è indifferente. La foto viene tutta bianca, la luna diventa un disco bianco che perde di dettaglio e gli alberi probabilmente iniziano invece a mostrare loro dettaglio nelle ombre. E prendi la foto e la cestini, giusto? Cioè, non è quello che vuoi, è completamente un'altra cosa. Ora, in questa situazione qui è indispensabile lavorare in manuale. Cioè non c'è proprio altra soluzione. L'altra cosa che devo scegliere in una foto di questo tipo, perché devasseggia un metro perché manca, capito? Questa. Sì, manca. Allora, in questa foto qua che devo fare sostanzialmente? Decidere a che ISO farla. Cioè la sensibilità che posso utilizzare. Per ottenere questo effetto qui c'è un'altra cosa importantissima che poco c'ha a che fare con la macchina fotografica ed è l'ora a cui la scatto. Perché io non posso fare niente se non attendere il momento giusto per avere la giusta differenza tra la luna e il cielo. Ci siete su sta cosa? E questo è un pochino dopo l'ora blu. Sì, 10 minuti, 5-10 minuti dopo il crepuscolo. E questa cosa qua. Non è che c'è qualcosa poi per recuperarla, perché il rapporto tra il blu del cielo e il colore della luna, difficilmente lo cambio, insomma, se non con un'adeguata perizia nello scegliere il momento. È ovvio che se io sto facendo questa foto e sono anche abbastanza smart, aspetto un quarto d'ora, cioè mi metto là, ne faccio una adesso, una fra 10 minuti, una fra un quarto d'ora e poi me ne vado a casa, tanto. Voglio dire, questa foto qui una volta che l'hai fatta, l'hai sistemata. C'è una cosa simpatica che volevo dirvi. Molto spesso la Luna, quando io ho fatto anche il fotografo astronomico per un periodo, e le persone pensano che la Luna, siccome c'è di notte, è scura. No? Cioè che per fotografare la Luna devi usare un tempo lungo o insomma un'esposizione abbondante, mentre invece la Luna è esattamente come qua, cioè sta circa la stessa distanza dal Sole.
Quindi presto a poco la Luna fa la stessa quantità di luce che c'è sulla Terra. Quindi la Luna mediamente si fotografa 125,56 a 100 ASA, per farla venire col dettaglio. Cioè è una qualunque cosa messa al Sole la Luna, insomma, ecco, come ve lo spiego diversamente. E quindi, cioè, se dovete fare questo tipo di foto, tenete presente che l'esposizione da cui partire è un'esposizione, tra virgolette, normale, cioè, ripeto, a 100 ASA, 100 ISO, perché ormai i tempi sono cambiati, è appunto un 125esimo 5,6 o giù di lì. E questo ti fa anche capire che quindi sto cielo in effetti non è proprio un cielo notturno, insomma, è un cielo di una certa ora. Questa foto fatela. Oltretutto, poi un'altra cosa da scegliere su questa foto qui: gli alberi sono sfocati ma riconoscibili, e lì entra in gioco una scelta consapevole del diaframma che uso, perché per fare una così grande ci vuole un'ottica lunga, ci vuole almeno un 300 per fare questa inquadratura. Quindi, magari se voglio che gli alberi non siano esageratamente sfocati, devo utilizzare un diaframma decentemente chiuso. Più che decentemente chiuso, insomma. Certo. Yes. In automatico, in manuale, in tutti i santi modi, il colore della luna non era mai bianco, cioè prendeva le sfumature di quello che lo circondava. Esempio, se il fotografo dalla mia finestra, dall'appartamento, e magari sotto ci stanno altri palazzi, la luna non ha mai preso queste, nemmeno il cielo, cioè diventava tutta una cappa di colore uguale, con tonalità differenti. Non c'è questo Ma con stacco. l'esposizione giusta? Cioè, ti veniva esposta giusta, che vedevi il In tutto dettaglio, quello che altro tutti i vedevi modi, ma non sono mai riuscita a trovare una cosa del una genere. combinazione del genere. Guarda, ti posso dire, cioè, come la Luna, essendo illuminata dal Sole, il bilanciamento del bianco giusto è quello dei light del Sole. Ok? Quindi se tu metti il bilanciamento a daylight, quello col Sole, insomma, dipende dalla macchina che hai, ma insomma, di solito c'è il Sole disegnato. ISO 100, un 125esimo, 5,6. Sì. 200, quello che c'è la tua macchina, insomma, una delle più basse che hai. Non c'è bisogno di una sensibilità alta. A meno che, appunto, poi, certo, se stai col 300 o scatta F11 e stai a mano libera, che cacchio però. Cioè, questa è una foto da fare col cavalletto, ecco. È fortemente consigliato. T'ho risposto, Agnese? Ok, no, perché delle volte mi scordo se rispondo o no. Cioè, se è soddisfacente. Ok, quello che dicevamo prima. L'apertura, cioè il diaframma che è imposto, che effetto ha, cioè come influenza la composizione? E determina chiaramente la profondità di campo che ho. Influenza la velocità dell'otturatore, quindi il tempo di esposizione, e mi aiuta a indirizzare lo sguardo dell'osservatore. Cioè io non riesco solo a tradurre quando ci sono delle cose, io ne sono la traduzione letterale, capito? Non riesco a interpretarla. cioè, riassumendo, in particolare, è chiaro che la profondità di campo cambia drasticamente la composizione, no? Cioè, una cosa è una foto con tutto a fuoco, una cosa è una foto con i piani ben separati, perché ci sono delle cose a fuoco e delle cose sfocate. Questo mi sembra abbastanza intuitivo. E adesso vediamo degli esempi. Ma la cosa importante, dal punto di vista del conoscere il mezzo tecnico, è come l'apertura del diaframma che sto impostando mi influenza la velocità dell'otturatore. Ovvero sia, se io utilizzo un tempo troppo lento e sto a mano libera, la foto viene mossa. Quindi, sì, ho messo un bel diaframma chiuso, c'è cioè una profondità di campo spettacolare, ma viene mossa. E quindi la butti precisa precisa, senza neanche passare per il via. Giusto? Quindi magari delle volte, se non ho il cavalletto, non posso alzare troppo gli ISO, cioè conviene rinunciare a un pochino di profondità di campo e fare un altro tipo di foto, perché è inutile che fai una foto con tanta profondità di campo che ti viene mossa.
è proprio un controsenso, perché non mi puoi dire che quel mosso è creativo, insomma, se no non volevi tutta quella profondità di campo. Questo è un esempio interessante, è carina sta cosa che ha fatto questo signore, è bravo, cioè a me mi sta simpatico, si era capito anche questo forse. La profondità di campo, questa qui è una foto fatta con un diaframma molto aperto, lui sta così, il fuoco è sugli occhi e non sulla mano. Però guardate il barbatrucco. Che cosa succede cambiando il punto di messa a fuoco? Viene fuori un'altra foto. Cioè, proprio un'altra foto, un'altra comunicazione, un'altra. Non c'entra niente. Ora, al di là del fatto mi piace questa e questa non mi piace, va bene, cioè chi se ne frega, però è proprio un'altra foto, è il messaggio che arriva che è diverso, cioè qui c'è una persona che ti punta il dito, qui c'è un dito puntato, non si sa di chi. Vedete anche lo sguardo, cioè l'occhio comunque viene indirizzato sulla cosa a fuoco, tu non riesci a guardare il viso di questa persona. Perché non lo vedi? Cioè, il tuo sguardo viene catturato dal dito. E poi ci provi un attimo perché hai visto quella precedente, altrimenti il tuo clone viene catturato. No, non c'è proprio, cioè, se vedi solo questa. Non ci penso troppo. Ok, quindi la profondità di campo è importante. Guardate qua, al contrario, no? Tutto a fuoco. Quindi c'è a fuoco il bambino, a fuoco la casa, a fuoco la siepe, a fuoco tutto. Però se tu guardi questa foto è difficile immaginarla in un altro modo. Cioè, fai fatica a immaginarla con la siepe sfocata, per dirti, o con la casa sfocata, no? Eh? No, sfortunatamente no. Stessa cosa. Questa qua, peraltro, lui diceva, e io ci credo, che non ha usato Photoshop per farla così colorata, ma ha usato il polarizzatore. Questo posto è in California. Mi sembra di ricordare. Sì, io sono d'accordissimo. Malibu. Questo, cioè, vabbè, lascia stare. Mi fa parlare. Eh sì. Lo so, purtroppo però invece esci lì e stai al Pigneto pieno dei cinesi. Anche qua. Capite il messaggio? Cioè, l'occhio viene indirizzato, però inizia a vagare per la foto, no? Perché comunque trovi, dovunque guardi trovi dettagli. Dettagli e colore. Però se tu fai questi colori e poi me la fai che sta a fuoco solo un pezzo, capite che è un po'. Cioè, c'è un'armonia in questa cosa che uno dovrebbe ricercare in maniera creativa. Cioè, è inutile che tu mi fai la foto col polarizzatore, tutti i colori stracolorati e poi sta a fuoco. Che ne so, la colonnina là della scala. Cioè, no, non c'è sta cosa, non può funzionare, no? Poi tu se conosce, a parte che l'ha detto, perché l'ha fatta lui e l'ho detto, me lo ricordo perché poi vabbè, a me quelli che usano ancora il polarizzatore mi piacciono. Perché è un modo molto più sano di far uscire i colori, no? E sì, comunque diciamo che la cosa principale da cui lo riconosci. Il cielo e eventualmente ci fossero i vetri o gli specchi d'acqua. Cioè il polarizzatore tende a fare i riflessi, cioè le superfici di acqua nere, cioè le scurisce molto, no, le scurisce molto, viene quasi nero il mare, insomma, il mare, il lago, quello che sia. E il cielo lo scurisce in maniera drastica, chiaramente dipende dalla posizione del sole. Devi stare circa come stai qua, insomma, cioè ha almeno una trentina, 40 gradi dal sole. Se tu stai proprio contro sole, al cielo non gli fa niente. Però ti toglie per dirti, che ne so, ecco, dove sto io adesso, il riflesso della porta, un po' di polarizzatore, lo leva tutto questo. Te lo toglie completamente. Chiaramente togliendo la luce riflessa, quindi la luce riflessa direttamente, quindi quella diffusa, i colori ci saturano tantissimo. Una volta era. Nella fotografia a colori il polarizzatore del paesaggio era praticamente obbligatorio. E poi è arrivato Photoshop, insomma. Eh? Ma io ce l'ho ancora e lo uso con soddisfazione.
Vedete qua che è carina anche questa cosa qua. No, sono due giraffe in uno sfondo. Però guardate che è carina la scelta del diaframma che ha fatto, no? Perché comunque le giraffe sono decisamente staccate dallo sfondo, però lo sfondo è ancora riconoscibile. Cioè, ancora è. Se tu la conoscessi sta città sapresti pure qual è. Non te lo so dire. Vedi, quindi si riconosce, insomma, guarda. No, quello che sia, lui lo dice comunque dove stava. Io sinceramente il polverizzatore me lo ricordo, ma la città no. E questa è la cosa che vorrei farvi, su cui vorrei farvi riflettere, cioè che scegliere, come diceva Storaro, fra le altre cose, che fesso non era, il diaframma è una cosa molto importante. Scegliere il diaframma giusto, cioè questa foto qui, con lo sfondo completamente sfocato, era un'altra. Così come questa foto qui, con dietro tutto a fuoco, le giraffe, vedi che già di colore si somigliano, no? Poi, vabbè, queste sono catture, chiaramente non è buona la qualità dell'immagine, però, insomma, tocca un po' immaginarsela, no? Alla qualità. Sì, no, la composizione, cioè, la cosa è carina, molto carina. Analogia si chiamano. Bene, perfetto, ce lo ricordiamo. Pure questi qua che direi essere tulipani, vedete come l'occhio è portato nella linea centrale, no? Cioè te sei proprio portato ad andare in quella fascia centrale dove c'era messo a fuoco, dove c'è il fuoco. Se io avessi messo a fuoco più lontano o fosse stato a fuoco fino in fondo, sarebbe stato diverso perché tu con l'occhio è libero di vagare fino in fondo alla foto. Mentre invece così sei in qualche modo costretto in mezzo. Questo è un altro problema. No? Non ho capito. No, guarda quanto è grande. Sì, questo è in 50-80 mm che inquadri in campo. Un prato, una piantagione di tulipani. Come la vuoi chiamare? E questo è quello, insomma, più facile. Cioè, io voglio tutto sfocato dietro, metto il diaframma più aperto che c'ho e c'ho poco da. Cioè, è facile, no? Schiaccio, tracchete. Queste sono più facili. La cosa più difficile magari è mettere a fuoco. Perché questa qui è fatta con ottica decentemente lunga, ha un diaframma decentemente aperto, e chiaramente mette a fuoco. È bene che stia fermo, insomma, il coso qua, che non so cosa sia. È un coso, secondo me. È esattamente un coso. Il nome tecnico è coso. Oh, e questo è un coso, no? Che si chiama in inglese, attenzione. Come si chiama in inglese? Colibri? Non mi ricordo. No, no, si chiama tipo. No, Hammerbird, una cosa del genere. E praticamente. Che ci sta qua di importante? No, c'è di importante che se tu decidi di fare questa foto e vuoi fermargli le ali, cioè, devi prescindere da tutto il resto. Cioè, la tua priorità deve diventare fermare le ali. E chiaramente, essendo che il colibrì, come sua caratteristica, non ferma mai le ali, tu devi usare un tempo sufficientemente veloce da fermargliele. Ci siete? E quindi devi ragionare in un altro modo. Devi ragionare, voglio il colibrì con le ali ferme e di conseguenza metterò un 5 centesimo di secondo. E tutto il resto gli deve andare appresso. Gli deve andare appresso che vuol dire che se io ho abbastanza poca luce e un obiettivo che ne so, che per dare una profondità di campo minima necessaria a vederlo, devo utilizzare, che ne so, F4, F5.6, devo alzare gli ISO. Se la mia macchina non regge 70 ISO, devo aprire un po' il diaframma. Se tutte queste condizioni non si verificano, con i bivecchi e con le ali mosse. Sì, sono un pochino mosse. Ma pare che ferma le ali del colibrì sia. Cioè, non me lo Sì, ricordo, ma è una cosa una cosa assurda. mossosa, sì. No, io l'ho vista dal vero e non si vedono le ali. Non si vedono proprio. Quello di cui stiamo parlando adesso. Scegliere l'ISO.
Scegliere l'ISO, allora è evidente che una cosa abbiamo penso capita tutti, no? Che più alzo gli ISO e più degrada la qualità dell'immagine. Ci siamo su questo? Abbastanza facile. Però è relativamente vera questa cosa, perché è vero che degrada la qualità dell'immagine, ma se mi viene una foto mossa, cioè tra una foto mossa che non posso usare e una foto con un po' più di rumore di quello che vorrei, probabilmente è meglio una foto con un pochino più di rumore di quello che vorrei. Anche perché se il rumore un pochino ci posso fare qualcosa in post-produzione, sulla foto mossa, a parte adesso il filtro magico di Photoshop, insomma, per chi avrà la fortuna di utilizzarlo, cioè, se è mossa è finita là. Che cosa devo tenere in considerazione? Cioè, come scelgo l'ISO? Giustamente devo pensare, voglio fermare l'azione che sto vedendo oppure voglio avere della sfocatura di movimento. Sono due posizioni opposte, no? Però in queste due posizioni opposte devo sempre vedere, cioè la mia macchina, voglio assolutamente la sfocatura di movimento, ma è mezzogiorno. Allora, probabilmente con l'ISO non riesco a risolvere questa cosa, devo metterci qualcosa davanti, tipo un filtro ND. Capite questa cosa? Cioè, se io sto alle cascate delle Marmore, all'una, le due, tanto è uguale, c'è il sole, però voglio l'effetto dell'acqua che scende come fosse panna montata, cioè come fosse vellutata. Cioè, io l'ho fatta questa cosa qua con la Nikon, che c'avevo? No, c'era la cosa, c'era questa? Non mi ricordo, sì. Sì, guarda, se c'ho questo, ho messo 50, cioè meno 0,5, quindi diciamo i 100 ISO, forse meno 1 addirittura, quindi i 50 ISO, che però è una regolazione che i bianchi li rovina, cioè tende a perdere dettaglio sul bianco, la macchina va peggio che a 200. Se ci avessi avuto un filtro ND avrei fatto la stessa foto, però fatta meglio. Filtro ND è, diciamo, gli occhiali da sole della macchina fotografica. Bella sta definizione. Proprio entrerà nella storia scientifica. È un filtro a densità neutra, neutral density vuol dire ND, che toglie un X numero di stop, quindi ci sono gli ND da uno stop, da 2, da 3, da 8, da 16 stop, che 16 stop sembra un pezzo della miera, insomma, quando ci guardi. Sì, beh, anche di meno. Diciamo che l'effetto è quello del vetro da saldare, solo che il vetro per saldare è verde, e invece il filtro ND è appunto neutro. E quindi tu lo usi per diminuire la quantità di luce che entra a macchina, perché per dire, se tu volevi fare la stessa foto che ho fatto io alla cascata delle Marmore, ma farla a F22 non ti andava, la volevi fare a F4, non è che puoi mettere gli ISO, a un certo punto finiscono verso il basso, e quindi devi togliere luce, e ci vuole un filtro ND. Pure il polarizzatore si può usare in questo senso, il polarizzatore toglie uno stop e qualcosa, e due polarizzatori incrociati, insomma ci sono. No, chiari da sole no, chiari da sole cioè, è difficile che sono neutri, ci vuole una cosa mediamente neutra, è vero che poi fa il bianco, ma insomma è una stuzzeria, perché un filtro ND costa una stronzata. Tornando a noi, agli ISO invece dall'altra parte, è fondamentale sia la quantità di rumore che voglio accettare io, quindi quella che mi sta bene a me, proprio come fotografo, sia quello che la macchina può fare, perché magari a me tutto quel rumore non mi piace, come potrebbe essere il caso di Roberto, però la sua macchina se ne sbatte completamente e continua a fare quella quantità di rumore, quindi tu o abbassi gli ISO o te cambi macchina fotografica, insomma, se oppure, però se tu non lo vuoi accettare, cioè, anche là devi di nuovo entrare nel compromesso. Cambi foto. Ma dunque, io pure sul rumore, secondo me la quantità di rumore che tu puoi accettare in una foto cambia da foto a foto. Perché se magari in un paesaggio dove tu vorresti vedere tutti i dettagli, la quantità di rumore che accetti può essere molto limitata, in una foto a lume di candela, di un ritratto di un bambino che sta a spegnere la candelina della torta, e te vuoi con la stanza al buio, vuoi vedere soltanto lui illuminato dalla candela,
pure che c'è il rumore, chi se ne frega, anche perché poi da una bella piallata in post-produzione, sì, perdo dettaglio, ma tanto mediamente sarà venuta un po' mossa. Cioè, quello che io voglio trasferire lì è un'emozione, no? E per trasferire quell'emozione non c'ho bisogno di tutto quel dettaglio. E quindi posso accettare una quantità di rumore più elevata. È chiaro che se c'è una macchina fotografica che fa meno rumore, sono probabilmente parecchio più felice. Questa è una banalità, effettivamente, però vale la pena dirla, insomma, cioè che le macchine più nuove funzionano meglio. Non è proprio verissimo, cioè non è vero sempre, diciamo, però qui, infatti lui ha fatto una cosa ragionevole, cioè ha preso una 5D Mark II con una Mark 3, quindi due macchine della stessa classe con quanto? 4-5 anni di differenza? E da questa foto non si vede tanto, ma la differenza è... Io ho visto, insomma, me l'ho guardato un po' le comparative tra la Mark 2 e la Mark 3, c'è... Sì, agli alti ISO si Beh, poi 12.000, insomma, è la sensibilità, secondo me, più, tra virgolette, coreografica, insomma. Ma guarda, arriva a 200.000, se non mi ricordo male. Però è, cioè, insomma, mo, beh, 200.000 ISO, cioè, sì, insomma, siamo tutti contenti, scriviamo numeri grandi, tanto cazzo ce ne frega, mica dei, poi le foto che devi usare, cioè, bel numero sul Depliant, 200.000 ISO, sì, certo, anch'io. E questo, peraltro, la considerazione che le macchine più recenti funzionano meglio, va tenuta un attimino più in considerazione di quello che sembra, perché, che ne so, la D70 per esempio, vi parlo di Nikon semplicemente perché le conosco meglio, ma nel mondo Canon sostanzialmente è la stessa cosa. La D70 è una gran bella macchina come oggetto, però purtroppo il sensore è quello che è, cioè è limitato, non... anche la D80. Per esempio la D90 cioè già è una macchina che potresti oggi utilizzare, no? Cioè non è fuori dal tempo, ecco, come vi spiego. C'è tanta gente che ne sa, che è la Canon, la D50? No, prima c'era la 50D, era la macchina, diciamo, prima di quando c'è stato l'avvento ai megapixel, che bisognava più megapixel di tutti. E tanta gente si tiene strette certe macchine perché magari a una risoluzione inferiore hanno prestazioni migliori a ISO elevati. Poi certo, se tu guardi una Nikon D3000, che è una macchina, diciamo un cesso di macchina, si può dire cesso di macchina, e una D3002 che è un altro cesso di macchina, però c'è una differenza abissale. C'hanno 4 anni di differenza. Quindi purtroppo avere macchine vecchie non sempre è buona cosa. Tenendo presente poi che più sali di livello, più durano sostanzialmente. La 5D quanto è durata? Appunto 4-5 anni. Che diciamo per l'elettronica di consumo, no? Un professionista in 5 anni la macchina mediamente la sventra. Quindi è contento di cambiarla. Cambiamo argomento e qua iniziamo a parlare di cose sensate, cioè di cose più pratiche, diciamo. Ho portato anche un'apposita macchina fotografica. Certo, Mi è venuto un dubbio, quando devi fare le foto tipo quello ritratto con il la dito, mano sfocata oppure quella dei tulipani che affoga solo la parte centrale, yes. devi usare necessariamente il focus manuale, non puoi usare l'autofocus. Allora, no, la risposta è più complicata di un sì o un no. E, ti rispondo dopo, perché c'è tutta una serie di considerazioni sul modo di messa a fuoco che arrivano tra poco, che in realtà rispondono pure a questa domanda qua. E lo shooting mode sarebbe il modo di scatto, che può essere quello continuo, singolo. Cioè, in realtà è singolo e continuo. Non è che non ce ne so altri, cioè o catti una foto, aspettare il colpo di scena che invece non, purtroppo non c'è stato. Esatto, poi riscatta un po'.
Aspetta, ci metto una scheda che penso che non ci sia. Allora, questa cosa qua è importante. E questo ve lo dico perché tanti di voi che io ho visto scattare con una macchina fotografica un po' reattiva, perché se tu c'hai una macchina che cammina un cacchio, tra il singolo e il continuo non cambia niente. Cioè, quella fa comunque una foto ogni quarto d'ora, insomma. E questo non ti aiuta. Giusto? Se tu invece... Aspetta che accendiamo un po' di luci qua. Ecco qua. No, no. Allora, cioè, se io scatto, metto la macchina in continuo, tengo premuto e lei scatta finché non riempie il buffer, giusto? Se io la metto in singolo, io sto tenendo premuto, succede niente. Quindi se voglio fare due foto, devo fare, però, cioè, mi devo muovere. Se invece la metto a CH, scatta come, cioè, questa non è certo la macchina più veloce del mondo, insomma, però scatta, ok? Ci sono macchine che scattano 14 fotogrammi al secondo in CH. Ora, 14 fotogrammi al secondo, se stai fotografando, che ne so, una partita di tennis, la Formula 1, quello che sia, c'ha non senso. Se sta a fare un ritratto, no. Cazzo deve succedere in un 14esimo di secondo, insomma, cioè, non è che... sembri stupido, insomma, questo che voglio... esatto. Diciamo che c'ha ben poco senso. Quello che io ho visto invece di voi è che tendete a scattare in singolo. In singolo che sarebbe questo. Io tengo premuto, vedi? Non c'è il trucco, non c'è inganno, non succede un cacchio. Allora, sta cosa per me è sbagliatissima. Cioè, il modo singolo secondo me andrebbe proprio scardinato da sta ghiera e tolto, via. Così non ti sbagli, non lo metti, no? Voi non lo potete usare. Se io voglio fare una foto sola, la faccio. Perché non ce l'ho mai? Perché... esatto, ma io adesso poi cioè, pure che ti distrai, vedi, voglio fare una foto? Faccio una foto, voglio fare due? Faccio due, ok? Allora, perché vi dico questa cosa? Lo stesso, cioè, voglio dire, anche in CH, se io decido di fare una foto, ne faccio una, voglio fare due, ne faccio due, tre? Cioè, poi dopo contarle diventa più difficile. Allora, perché è importante questa cosa qua? Perché se voglio fare una foto, mi alleno e ci riesco. Cioè, questa sensibilità dovete acquisirla, ma per un altro motivo pure, che adesso vi spiego. Però il vantaggio di avere questo modo di scatto è che se io sto facendo, per esempio, un ritratto, anziché fare una foto, magari ne faccio tre. E fare tre foto, visto che la pellicola non c'è più e i bit non si pagano, sono gratis, abbastanza gratis, poter scegliere tra tre scatti ti evita la foto con gli occhi chiusi. Se uno sta facendo un sorriso, in che ne so, se scatto a tre fotogrammi al secondo, che è, diciamo, pressa poco, con questa macchina qui è corrispondente al CL, cioè alla velocità di scatto di raffica più bassa, due, tre fotogrammi al secondo, in un sorriso cambia. Cioè, c'hai due espressioni diverse. E tu ti può allenare quanto ti pare, ma non la becchi se fai una foto singola. Quindi io vi prego di usare, cioè di imparare questa cosa. E poi, quando devi fare una foto, schiacci e fai una foto. Non succede niente. Che ne so, i gruppi. Io quando faccio un gruppo, non faccio mai meno di 10 scatti. 5. 7, ma ne faccio 10, perché quello si è girato, l'altro l'hanno chiamato, quello l'occhi, l'altro si gratta, cioè, se tu c'hai 20 persone, quando guardi in macchina non riesci a vedere tutto quanto insieme, cioè non ce la fai. Io quando non c'era il digitale e facevo i matrimoni, quindi dovevo fare le foto di gruppo, facevamo un due. Cioè, scattavamo comunque due o tre scatti, però la pellicola se paga, poi al matrimonio ci devi pure stare attento perché sennò ci rimetti. Quindi, ne scatti due, ma c'è un'altra...
c'è l'assistente accanto che guarda il gruppo per cercare di capire se quando è scattato andava tutto, cioè per vedere se c'è qualcosa che non andava, perché quello che chiude gli occhi lo becchi, sì. Quindi, ora, qual è la controindicazione di scattare tanto? Che con una macchina lenta se incragna, cioè come si dice tecnicamente? Si ferma, si attufa, così, tecnicamente penso che sia così. E usare una scheda di memoria veloce chiaramente limita questo problema, cioè la macchina come funziona? Che scatta le sue foto in un buffer di memoria volatile e poi mano a mano, volatile ma molto veloce, e mano a mano le trasferisce alla scheda di memoria che non è volatile, quindi le foto restano là, tant'è che quando torni a casa te le riguardi, però è più lenta. Ora, tanto più è veloce, tanto più puoi scattare a raffica. Questa macchina qua, per esempio, te lo dice. Cioè, se io scatto così, lei adesso mi dice, puoi fare ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ecco, non scatta più. Ok? Sì, sto scattando in RAW. È chiaro che se scatto, vedi, finché questo lampeggia, lei adesso sta trasferendo quello che c'ha finito, che c'ha nel buffer, nella scheda. Se questo stesso giochetto lo facevi con la macchina di fiore, la Samsung NX1, che è una scheggia, fa 8 fotogrammi al secondo, peccato che dopo che hai fatto 10 foto a 8 fotogrammi al secondo, quindi dopo un secondo e due che stai scattando, rimani ferma per 20 secondi. C'è qualcosa? No, stavo chiedendo di usare il buffer. Il buffer è quest'area della memoria, cioè della macchina fotografica, che è una memoria nel quale sposta temporaneamente le foto che stai scattando, cioè le scatta e dal sensore le sposta in questo buffer e mano a mano le trasferisce alla scheda di memoria, che è molto più lenta del buffer. Ce la fate a allenarvi col ditino in modo tale che quando scattate in singolo, in continuo, ne fate una? Guarda, è una questione che vi stavo dicendo, perché sta cosa è importante? Perché il ditino con cui scattate è la cosa che di sicuro si muove quando scatti. Ora, siccome quando scatti dovrebbe stare tutto fermo, il dito meno si muove e meglio è. Quindi fare questo non va tanto bene, perché basta questo. Cioè, non c'è bisogno di... C'è una pressione di centinaia di grammi da fase un pulsante, quindi non serve, capito, partire da lontano. Allenatevi a questa cosa, datemi retta, perché è il motivo principale delle foto mosse. La rincorsa aiuta tanto, perché poi... Sì, questa macchina pesa, quindi col dito gli fai poco, se tu, cioè pure che fai così, insomma, però se una macchina leggera... Non c'è bisogno di questa violenza, cioè è un cacchio di pulsante, cioè piano. Lo stesso, ripeto, il CH, cioè la velocità più alta, nel 90% dei casi è troppo veloce. Poi dipende dalla macchina, ripeto, se era una D800, per esempio, che è una macchina estremamente lenta, magari conviene utilizzare la velocità più alta, che è a circa come la più bassa di questa. E quella più bassa è... Vabbè. Diciamo che si sono un po' allargati. Quello che vi sto dicendo, sta foto qua, sì, la puoi anche beccare se tu fai una foto secca, però è molto più facile che non la becchi, ecco. Cioè, molte più possibilità di non prenderla. Questa qua, beh, a occhio non penso che suoni jazz. Non lo so chi è comunque. Uno che sta cantando, che sta suonando, che sta parlando, se tu scatti una foto secca, lo becchi con l'occhio alzato, il dente storto, il dito messo male, cioè non si può scattare una foto. Ora sta cosa lo so che la sto dicendo a qualcuno, cioè non è proprio esattamente per voi, insomma, però... No, per esempio, le foto fatte con comunque, yes, dove generalmente si suona sempre, cioè, non dico al buio, però insomma ci sono poche luci, sono tutte quante puntate su, cantate, no? Sì, e il batterista. Però, su tutti i gruppi. Il bassista. L'inutile bassista. È difficile riuscire.
riuscirò a fare che comunque si vedono tutti. Ho problemi della persona intera. No, ho capito la domanda. A parte che tra un po' ti faccio vedere una foto che ha fatto lui dove diciamo viene leggermente smentita questa teoria. Allora, prima di tutto devi distinguere tra i concerti e i concerti. Perché nei concerti, esatto, magari c'è poca luce. Ci sono altri concerti dove ti devi mettere occhiali da sole, insomma, accendono di tutto e c'è un sacco di luce. È chiaro che nei concerti succede un po' di tutto, quindi il calcolare la giusta esposizione in modo tale che si veda tutto quello che vorresti far vedere non è così banale. Ma anche qua poi c'è l'ha fatta apposta slide, perché l'aveva fatta. E questa invece, quindi poi ti faccio vedere la foto che ti dicevo e ti rispondo di conseguenza, cioè e la vediamo. Questa invece è la risposta a Lucrezia. Il modo di messa a fuoco. Pure qua, chiaramente, è quello che dicevamo all'inizio, no? Potevo agire in base alle condizioni in cui mi trovo. E non è così banale. Allora, anche qua, io sul fuoco ho due modi di messa a fuoco, no? Sulla macchina, mediamente, diciamo, almeno due. Uno è quello che mette a fuoco e si ferma, e l'altro è continuo. Cioè, finché tengo premuto, la macchina continua a mettere a fuoco. Ora, sono due approcci completamente diversi al problema. E quindi ci sarà quello più adatto per determinati soggetti e quello più adatto per altri. Uno potrebbe pensare che la messa a fuoco continua è adatta ai soggetti che si muovono. Allora, questa cosa è vera, ma non sempre, perché è importante in che modo si muove il soggetto. Perché se io sto qua e Caterina si muove parallela a me, sì, si sta muovendo. Ma dal punto di vista del fuoco non cambia niente, perché la distanza tra me e lei rimane costante. E quindi c'è un approccio a questo problema. Se invece Caterina corre verso di me, è normale che se io non rimetto a fuoco mano a mano che cammina, tendenzialmente la becco sfocata. Questa cosa qua pare una stronzata, mi rendo conto, però è importante. Perché è importante? Perché la messa a fuoco che segue il soggetto chiaramente limita la quantità di foto che puoi scattare, perché se tu metti a fuoco in single, cioè se la macchina non deve rifocheggiare tra uno scatto e l'altro, la velocità della raffica sarà quella che ha, cioè fa 5 fotogrammi al secondo, scatta 5 fotogrammi al secondo. Se invece io mi metto con la messa a fuoco continua, quindi con l'inseguimento del soggetto, tra una foto e l'altra la macchina rifocheggia, quindi c'è un tempo, e a seconda di quanto è veloce a fare questa operazione, il tempo che c'è tra una foto e l'altra può essere determinante. Un esempio qua mi pare che c'è subito, che è carino. Ecco, questo qua della scherma. Se tu stai, cioè la scherma avete presente com'è fatta, no? C'è una pedana dritta, tu stai a una certa distanza da loro e si muovono con una velocità mostruosa. Ora, è chiaro che il tempo che ci mette la macchina a rimettere a fuoco, inutilmente, perché tanto quelli solo su quella riga si possono muovere. Quindi, quando io ho messo a fuoco una volta e so che sta a fuoco, non c'ha senso che io perdo tempo a rimettere a fuoco ogni volta che scatto. Boh, adesso la scherma è un esempio per farvi capire, cioè non è che... Però c'ha la sua importanza. Se sto facendo un ritratto, io sto fermo, lei sta ferma, cioè mettere l'autofocus continuo significa solamente sbagliare, perché sposto di poco la macchina fotografica, io ho messo a fuoco perfetto sugli occhi, sposto la macchina, il punto va sul naso e metto a fuoco il naso. O peggio ancora, ho usato il punto centrale e metto a fuoco qua, vabbè, sul bottone della camicia, insomma. Poi se c'hai il tettone, capisci che l'occhio vi è sfocato, no? Quindi vi faccio vedere invece il contrario. Cioè questo sta scendendo,
verso il fotografo, se io non rifocheggio ogni volta che scatto, mi viene a fuoco la prima e sfocate tutte le altre. Quindi, diciamo, questa cosa qui cerchiamo è abbastanza facile, mi sembra, no? Anche a livello intuitivo, capire quando usare l'uno e quando usare l'altro. Nella messa a fuoco continua dovreste in teoria provarla la macchina, cioè capire quanto riesce a inseguire il soggetto a fuoco, perché altrimenti potreste avere amare delusioni, insomma, perché specie con determinati obiettivi e con macchine non particolarmente veloci, questa operazione di rifocheggiatura è estremamente lunga e quindi scatti o scatti poco o scatti sfocato. Non è bello, non aiuta. Stessa cosa, no? Questa viene verso di te, cioè tu stai, vedi, no? Arriva da là, lei salta e si avvicina a te. Se tu la vuoi fare durante tutta l'azione, devi mettere a fuoco. Non c'è alternativa. O fai una foto secca o la rimetti a fuoco. Ci siamo? E queste cose che vi dico, oltre a essere una cosa pratica, cioè quando fai le foto ti comporti in quel modo, significa pure leggere il manuale della macchina e saperlo fare in tempi ragionevoli. Perché se con questa macchina qua, per esempio, c'è un selettore e quindi lo giro, magari con un'altra macchina devo entrare in un menu. Se non mi ricordo il menu e sto alle Olimpiadi, mica risalta quello, eh. Cioè, non è che la rifanno. Quindi, diciamo che imparare a conoscere l'oggetto che si usa sarebbe cosa buona e giusta. Questa cosa qua, la capite? Cioè, metto a fuoco un punto che decido io oppure un insieme di punti nei dintorni. Quindi faccio scegliere la macchina dove focheggiare rispetto al soggetto. Poi comunque è sempre una media, no? Quando c'è tanti punti è una media. Ne sceglie uno in base a un criterio. Quindi se lei ci ha indovinato su quello che stai fotografando, sei felice. Se invece lei non ci indovina, purtroppo. No, perché io, vabbè, sulla mia c'è 1, 9, mi sembra punti di messa a fuoco, la parte 3 c'è 63 punti di messa a fuoco. Esatto. Cioè quando hai riempito il programma con tutti i punti, alla fine 1 è. E questo è chiaro. Però la differenza, vabbè, allora, infatti questa differenza è fondamentale. Le macchine fino a una certa età c'avevano appunto 9 punti, 5, 7, 9 punti di messa a fuoco. E quindi se n'è uno è quello accanto, insomma. Invece adesso c'è questa tendenza ad avere 50, 60, 75 punti di messa a fuoco. Nel caso di una cosa tipo questa qua, cioè un soggetto che è evidentemente un soggetto su uno sfondo che è evidentemente uno sfondo, se tu usi il sistema a matrice, cioè quindi con tutti i punti di messa a fuoco attivi, difficilmente si sbaglia. È quasi impossibile. Se te stai fotografando un paesaggio dove c'hai a fuoco, cioè dove c'hai cose a fuoco dappertutto, cioè cose potenzialmente a fuoco dappertutto, e quella, insomma, l'idea che ti metti a fuoco la cosa sbagliata è molto probabile e quindi dovresti passare alla modalità mi scelgo il punto di messa a fuoco. Sulla D700 c'è una cosa che penso nelle Canon puoi fare esattamente la stessa cosa, è che in automatico funziona. Se tu gli fai scegliere da sola il punto di messa a fuoco ce n'è 51. Se tu invece lo vuoi scegliere manualmente puoi scegliere di averne o 21 o 51. Ora, 51 punti scegli a mano quello che vuoi, ci vogliono 20 minuti. Perché devi schiacciare tante volte. 21 non è che sia proprio così velocissimo. Beh, 21 sono 3 file da 7. Alla fine, insomma, in 5-6 clicchetti ci arrivi a quello che vorresti. Mi pare che anche 11 ne puoi scegliere. 11, 21, 51 mi sembra. Una cosa del genere. Io ne uso uno. Quindi. Uno. Quello e mezzo. E una cosa importante. I punti di messa a fuoco, specie nelle macchine che ce ne hanno tanti, non sono tutti uguali. Ovvero sia, ci sono dei punti cosiddetti che li chiamano a croce. E dei punti normali. Che
che vuol dire che la macchina nel punto cosiddetto a croce mette a fuoco sia sulle linee orizzontali che su quelle verticali. Per farvi capire, se io sto fotografando queste mattonelle con un e fotografo mette a fuoco sulla linea questa qua che per me è verticale, con i punti normali la metto a fuoco serenamente. Se invece voglio mettere a fuoco su quella orizzontale, il punto normale non la piglia perché la fase viene vista sulle differenze verticali. Quindi nei punti a croce è indifferente la direzione in cui c'è il contrasto delle cose da mettere a fuoco. Nei punti normali non è indifferente, deve essere verticale. Quindi adesso tante macchine hanno tutti i punti, diciamo la maggior parte dei punti a croce, però è un'altra differenza, insomma, che va considerata e talvolta è diversa anche la sensibilità dei punti, quindi il punto centrale funziona bene anche in condizioni di illuminazione più scarsa, senza considerare poi che la lampada, quella di assistenza dell'autofocus, no? Questa qua, chiaramente illumina al centro, quindi se usi quella, diciamo che... Che differenza c'è tra queste che illuminano bianche e quelle che illuminano rosse? È diverso il tipo di sensore. Tieni pure sì. Tieni presente che pure che tu vedi la luce rossa, almeno un tempo era così, la luce rossa di solito c'è in mezzo una cosa scura. Quindi è come se proiettasse un segno nero su un fondo rosso. Perché il rosso se no va a fuoco, non è detto che dove sta a fuoco il rosso stia a fuoco pure. Non è un colore sensatissimo il rosso che mette a fuoco, insomma, questo ti voglio dire, però le luci che tu vedi rosse in realtà è il contrasto tra il rosso e il nero quello che viene messo a fuoco, insomma, proietta sul soggetto una riga nera su campo rosso. Quindi se tu anche guardi, che ne so, le luci dentro, quelle che stanno davanti al flash, no? Non è che illumina e basta, ci mette sì, un riferimento che per la messa a fuoco. E qua è abbastanza difficile, cioè difficile, facile, ma va capito. Allora, la parola trae in inganno, e penso che è come la chiama la Canon questa funzione, questo me lo puoi confermare a te, Manolo, se mai l'hai visto. E il back focus è un'altra cosa, cioè storicamente è un'altra cosa il back focus. È una correzione della posizione del sensore rispetto all'obiettivo, che si fa con i grandangoli per un motivo che poi magari vi spiego tra un pochetto. E invece questa cosa qui si riferisce al fatto che le macchine hanno un bottone, due bottoni, insomma, le macchine buone, che può essere personalizzato per azionare la messa a fuoco. Ovvero sia, io adesso se voglio mettere a fuoco Vittorio, schiaccio a metà e lei mette a fuoco, giusto? Poi rischiaccio e rimette a fuoco. Finché tengo premuto, sto in modo singolo, la macchina non fa niente, ma nell'istante in cui lo lascio, quando rischiaccio, rimette a fuoco. Ora, questa cosa mi può innervosire, perché sono che si innervosisce facile. E quindi che cosa faccio? Uso questo bottone, lo metto. Quando uso questo bottone lo dovrei mettere in continuo di principio perché sennò la macchina questa non scatta se non sta a fuoco. Però magari altre macchine si comportano diversamente. In questo caso qui che succede? Che io metto a fuoco Vittorio, a vederlo peraltro perché ecco, l'ho messo a fuoco. Quando io schiaccio il pulsante di scatto, succede niente. Scatto e fa le foto. Quindi ho svincolato, è come. Sulle telecamere sta cosa è sulle telecamere, diciamo, di un certo livello. Cioè, perché quelle professionali non ce l'hanno e quelle amatoriali neanche, però ci sono quelle in mezzo che hanno questa funzione, che è il push to focus. Cioè, che tu quando schiacci quel pulsante, mette a fuoco in automatico. Cioè, tu tieni la messa a fuoco nelle macchine fotografiche, nelle telecamere, dico, eh. Nella macchina fotografica è la stessa cosa. Io schiaccio, lei mette a fuoco. Io a questo punto so che finché Caterina non si sposta, io non me ne vado. Lei sta a fuoco. Quando è comoda questa funzione? In un sacco di circostanze.
dove io so che la distanza tra me e il soggetto non cambia, però non voglio avere questi incubi dove è tenuto premuto a metà il pulsante del scatto, per non perdere il... no, no, è importante. È importante perché se io sto facendo un ritratto, per dirti, no? Una situazione proprio classica, cioè tu stai lì, io sto qui, ti metto a fuoco, a sto punto io sto qui che ti guardo, scatto, levo il dito e mo te la rimetto a fuoco, perché ho tolto il dito. Ci sei? Però se ti sposti un po' più avanti, un po' più dietro. Ma te sto a dire che non mi sposto. No, la testa. Insomma. Vabbè, sto cavalletto, dai. Cavalletto è ancora meglio. Perché io sto proprio, cioè mi metto sul cavalletto, bello bello, ogni volta devo, cioè non ho la libertà di mettere a fuoco e poi rinquadrare. Invece con questo sistema qua, ho la comodità di utilizzare l'autofocus. Ok? Però la libertà di rinquadrare come meglio credo. Oppure che ne so, devo aspettare, cioè sto fotografando un rally, o il ciclismo, dove arrivano ogni tanto. Metto a fuoco su quella, sulla curva che sta lì dove sta Caterina, ecco, ho messo a fuoco. E poi che faccio? Resto col dito sul pulsante di scatto? Quindi o uso la messa a fuoco manuale o uso questa apposita funzione che vi invito a provare. Allora, nella Nikon si chiama in un modo strano. Qua si chiama AF Activation, però insomma è back bottom focus. Cioè lì. Esatto, e mo questo ti faccio vedere un'altra cosa fantastica dopo. Questa l'avete capita? Cioè questa cosa ho capito che non l'apprezzate, ma non l'apprezzate finché non vi serve. E se quando vi serve ti devi mettere là col. Come tutte le cose della vita. Esatto. Se quando ti serve ti metti là col manuale a cercarla e magari stai nella foresta amazzonica arrampicato su un albero. T'assicuro che è meglio se te l'hai riguardata prima. Ci siete? È facile, it's easy. Quando serve, ecco qua. So fotografare il portiere? Dove minchia va il portiere nella pallanuoto? Davanti alla porta, è normale, sennò che portiere è? Quindi io lo metto a fuoco, sto lì bello bello col monopiede, il cavalletto poggiato, aspetto che qualcuno gli tiri una palla e lui si deve muovere e poi scatto. No? E non rischio di farla sfocata perché ho messo a fuoco prima. Faccio la partenza della cosa in piscina, come si chiama? La gara di nuoto. Quelli quando da qua si tuffano, stanno tutti là belli belli in fila. Ma se io devo metterli a fuoco, cioè se quando scatto devo metterli a fuoco perché magari voglio fare una cosa più larga e quindi il mio punto di messa a fuoco finisce da un'altra parte, io metto a fuoco prima, quando quello spara, scatto. Giusto? Quindi non è detto che sta cosa non serva e soprattutto non è detto che serva solo per lo sport. Anzi, l'esempio del ritratto. Guarda, relativamente perché. Relativamente. Se c'è una profondità di campo di 15 centimetri, quella c'è fuori poco, ci mette niente. Ci mette niente, è chiaro. Però occhio che in determinate circostanze. È un compromesso sta cosa. Cioè, quando tu fai quelli che partono perché ti ho detto sta cosa qua, insomma, se tu vuoi fare quelli nell'istante in cui si staccano da terra e stanno partendo per i 400 metri, quello un istante è. Cioè, o metti a fuoco o scatti. Tra le due, scatterei. E lo stesso, guarda, la cosa, il ritratto è un altro esempio, è un esempio calzante, perché te mediamente, cioè, se io sto qui e te stai lì, io che mi posso muovere? 2 centimetri? 3 centimetri? Rispetto alla seccatura di dove ogni volta scatto, tac, 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 tac. Oppure, che ne so, a me capita di fare foto, stai a 15 metri dal soggetto, magari stai con un grandangolo. Però c'hai tutte le capoccette davanti, no? C'è il pubblico di una cosa e tu ti metti a fuoco in fondo. Il punto di messa a fuoco spesso e volentieri ti finisce dove tu non vorresti. Metti a fuoco, basta. Cioè, già, sai che ti vengono a fuoco. Non capisco come la usi, cioè come funziona, se lo vuoi, ti rimane la messa a fuoco lì? Sì, è come se stesse, cioè, La blocchi lì?
Adesso io... Cioè, metti a fuoco e poi metti in questa funzione. Il pulsantino lì che mette a fuoco. Sì, il pulsantino lì mette a fuoco. Se non avessi... E prima le ferma, lì sì. Fino a che no, ho capito. Però chiaramente non ho fatto. E poi dopo devi chiaramente togliere. No, no, sulla compattina lo devi scordare. Ma sulla compattina però è anche vero che cioè, per fare una foto sfocata ci devi un po' discutere, insomma. Guarda, prova. Cioè, questo è il tasto, vabbè lo puoi programmare qual è il tasto volendo, però insomma in questo è questo. Ok, quindi tu metti a fuoco, traccate, Caterina sta a fuoco e adesso qualunque cosa, cioè quando scatto, lei non rifocheggia. Se io togliessi questa cosa, io adesso mi sono fatto l'apposita cosa che dopo vediamo, io adesso, vedi, inquadro Caterina, guarda, l'esempio pratico. Inquadro Caterina, l'ho messa a fuoco, poi voglio questa inquadratura qua. In questa inquadratura qua, quando io rimetto a fuoco, metto a fuoco Roberto, perché in mezzo mi ci capita Roberto. Se facessi questa inquadratura qua, in mezzo mi ci capita il pavimento. Quindi se io sto... però lo devo tenere. Lo devo tenere. E quindi dipende dal... cioè, quando io sto a fare foto, che ne so, sotto ci sta Ezio che fa lezione, io faccio una foto ogni 10 minuti. Metti con l'autofocus, con questo, ci metti questo pulsante? Eh sì, se c'ho sta macchina qua sì, perché cioè, perché devo rimettere a fuoco tutte le volte rischiando magari di perdere un momento quando invece, cioè io sto fermo, loro stanno seduti, che focheggio, che autofuoco? È meglio che lo fai accuratamente una volta piuttosto che a occhio e croce. Ma è questo qui che c'è scritto F? Questo cioè F o M? No, questo è l'autofocus, questo è l'obiettivo che deve stare su autofocus. No, se c'è eccolo qua, è questo qui. Questo. Però lo devi programmare dal menu. Ora, l'inconveniente qual è? È che c'è due pulsanti da badà, due dita da muove. Però, insomma, alla fine sono due dita. Cioè. Si può fare. Un'altra situazione classica. Questa fa le che so, le comunioni queste? Tutti i bambini si trovano lì. Cioè dove minchia la fanno la comunione questi davanti al prete? Giusto? Te una volta che l'hai messa a fuoco e questi non fanno la comunione, però da noi sarebbe diciamo... No, sì, è un'altra cerimonia, insomma, però anche in questa cerimonia tutti i bambini arrivano lì e fanno sta cosa che non so che sia, non voglio creare un disagio religioso, un incidente diplomatico, insomma, però... Cioè se io sto qua e tutti quanti mi vengono a salutare, dove vengono? Qua. Quindi quando io ho messo a fuoco, ho finito. Se no tutte le volte, la metà mi sbaglio e metto a fuoco dietro. Perché non mi ricordo sta cosa. Mi sono distratto perché magari mi sto a stufare, sta foto non mi manco... Cioè, capito? Mi sembra chiaro l'esempio in cui l'ho fatto. Dimmi. Se io premo questo, mi dice selezionare manualmente il punto F. E beh, normale. Quindi devi mettere la selezione del punto F manuale. Perché non puoi fare una cosa del genere uno su un punto di messa a fuoco automatico, se perderebbe... Cioè, quello è un sistema per mettere a fuoco a mano, sostanzialmente, no? Assistita dalla... Cioè, questa cosa qua, questo pulsante, è identico a mettere fuoco in manuale e girà. Ok? Cioè, non è che cambia niente. Solo che, anziché mettere fuoco in manuale e rischia di sbagliare, perché poi questa macchina non è facilissima mettere a fuoco a occhio... No? Presto che tardi. E vabbè, qui è il, guarda, c'è proprio la foto per te, Lucre. No, no. Ah, sì. Però a questo punto non ho capito perché allora che cosa serve la F sull'obiettivo. Allora, se tu metti l'obiettivo messo a fuoco manuale, per metto a fuoco devi girare l'anello di messa a fuoco. Così invece usi comunque il pulsante. Ok? È chiaro per tutti? No. Cioè? Cioè questo che hai fatto ora. No, io non ho fatto niente, l'ho fatto sulla mia. Sulla tua, però se lei... Si deve leggere il manuale e fare... Oppure lo chiede all'omino della Canon, non all'omino della Nikon. Quello che chiedeva la macchina a Lucrezia. Esatto. Qual è il punto di messa a fuoco? Questa cosa qua... Allora, io per il tipo di foto che faccio io è il centro. Può capitare che il punto centrale non sia il più
comodo per fare quello che devi fare. E quindi lo cambi. Esempio pratico, poi lo vediamo, ma un esempio scemo è quando fai i ritratti, che stai con la macchina verticale, non vuoi mettere a fuoco l'ombelico, ma gli occhi. Giusto? E quindi magari ti scegli uno dei punti che qui vedi sulla destra, insomma, o sulla sinistra se tieni la macchina come impugni, insomma, se la impugni bene sulla sinistra, se la impugni male sulla destra. Questa era una cattiveria. Parliamo della scelta manuale del punto di messa a fuoco, eh? Perché se tu lo lasci fare alla macchina, lei sbraca da sola. Ok? Non ci sono grosse considerazioni da fare, se non degli esempi pratici. Questa qui cammina verso di te, perché vedi che stanno venendo verso di te. Se tu vuoi che sia a fuoco sugli occhi, non ci sono grosse alternative a scegliere un punto di messa a fuoco in alto. Perché stai lì, inquadri, metti l'autofocus su continuo ogni volta che, cioè, la macchina tiene a fuoco il soggetto, no? E ti vengono tutte le fotine belle a fuoco e sei felice. Quindi è un esempio lampante di quando devi scegliere un punto di messa a fuoco diverso dal centrale. Se tu qui sceglievi il centrale, ti veniva a fuoco al petto, insomma, o se ti dice male pure sul tappeto, se quello è un tappeto. Esatto, sì. No, io non... Tappeto delle È il tappeto delle comunioni, esatto. Stessa cosa. È la rana, is a frog. Allora, anche qua, se voglio fare questa foto al volo, cioè è difficile che sta rana mi spunta da mezzo al pezzo di legno, no? Mi spunterà da sopra al pezzo di legno. Giusto, perché non è un picchio. E quindi mi organizzo in questo modo qua. Cioè, scelgo un punto di messa a fuoco verso sopra, quando la rana esce, track, anche perché la rana, ci avete presente, insomma, non è proprio un animale che ama stare in posa. Vabbè, questo è un esempio banale, qua, chiaro, succede un cacchio, quindi scelgo il punto di messa a fuoco centrale e metto a fuoco e... No? Questo, vabbè, fisheye mi sembra pure, no? Quindi... Vedi, questa qua, per esempio, questa è particolare, perché poi lui dice che il fuoco sta lì in alto... Ci si può anche credere, in effetti, guardando, insomma, là in alto a destra. Sì, hai i cosi, l'hai... Allora, è chiaro che se tu metti a fuoco il centro, no? Non ottieni lo stesso effetto. Credo che qua l'effetto fosse far vedere i ciclisti sfocati e il coso, no? E lo schermone. Sì, insomma, la foto è discutibile, secondo me, però, cioè, l'effetto è carino, no? Del tutto. Però anche qua non è che succede granché, quindi se io metto a fuoco a mano posso pure scegliere il punto centrale e ricomporre l'immagine, cioè non è che quel cartellone scappa. Però, che ne so, ce l'ha messa lui, non è colpa mia. Questa invece è carina, interessante questa qua, perché se io usassi il punto di messa a fuoco centrale metterebbe a fuoco sul pisello, diciamo, che forse non è la cosa che vuoi. Mentre invece sta a fuoco, vedi, si vede male, però insomma sta a fuoco sul viso. Eh sì, che in questo... guarda, vedi, le mani sono ancora sfocate e il viso sta a fuoco, cioè le narici stanno a fuoco. Per fare questa foto qui è chiaro che devo scegliere un punto leggermente più in basso del punto centrale per mettere a fuoco. Anche perché per quanto sia questo così non ci sarà 40 minuti. Per quanto... Allora, il manuale, Sì, come spostare il punto di fuoco? scusa, aspetta che devo leggere. Lo dice scherzi, ma prima che si rompesse il polso, che poi non c'è andato alle Olimpiadi, a queste Olimpiadi qua, poi era fatto le foto a Yuri Chechi, e lui praticamente, cioè in verticale su un braccio, no, cioè ci parla, cioè sta lì, cioè, era una scena surreale. Diceva, vabbè, così, ci fai riflessioni, c'è una cosa... No, ma ti dico, era proprio surreale, cioè stava lì e chiacchierava, si guardava intorno, capito? Una mano, girato, vabbè, contento te. Questa cosa qua, cioè, io penso di averlo usato tipo mai, forse. La compensazione dell'esposizione, che sarebbe praticamente la staratura intenzionale dell'esposimetro. Staratura intenzionale dell'esposimetro. Vedi, infatti, perché predico bene e razzolo male. Sì? Perché avevamo fatto l'esperimento quello delle righe, e
la mia macchina non sparava. Ah, tendeva a sovraesporre, vabbè, no, quello è un altro problema però. Cioè, in teoria l'esplosivo dovrebbe funzionare, sì. No? No, no, è vero quello che dici. Sì, sì, lei tendeva a sovraesporre. Sì, però l'uso di questa cosa in realtà sarebbe un altro, cioè, tu c'è, ti sei comprato una macchina buona, l'esplosivo funziona bene, però in determinate circostanze usi questa cosa. Allora, io personalmente, quando devo strare intenzionalmente l'esposizione, metto un manuale e faccio come cacchio mi pare. Però ci sono delle circostanze in cui questa cosa può essere utile. E vi faccio degli esempi pratici rapidi rapidi. È tutto scuro. Se io non uso la staratura intenzionale, la compensazione dell'esposizione, chiaramente questa foto viene tutta... cioè la macchina vede tutto scuro, quindi dici minchia, bisogna aprire il diaframma, tempi lunghi, ATA alti, e vi è tutto bianco. E una foto così, se tu la fai come se fosse giorno, a che serve? L'hai buttata. E quindi metti la staratura intenzionale, gli metti, che ne so, meno uno stop, per esempio, meno due, meno uno e mezzo, insomma, adesso non lo so quanto è fatta questa qua, e chiaramente ottieni questo effetto. Ora, su una foto così, io ti direi quasi quasi, che te costa farla in manuale? Appunto, se la vuoi, se stai di fretta, vuoi fare 400, non lo so, ti dico, io personalmente, poi queste sono anche cose personali, cioè di come ti trovi comodo, però diciamo l'uso di questo oggetto, della staratura, della compensazione dell'esposizione, è questo genere di situazioni. Poi, magari nella stessa situazione un fotografo preferisce questo e un altro preferisce lavorare in manuale. Stessa cosa. Altra cosa invece, qui questo potrebbe essere un caso più tra virgolette interessante, cioè sulla neve, a una partita di hockey, quello che sia, il utilizzare l'esposizione automatica, perché magari, che ne so, il sole va e viene e quindi tu stai riprendendo la tua discesa libera di sci, il sole quel giorno va e viene e quindi chiaramente ti è comodo lavorare in automatico. Però se tu lavori in automatico sulla neve vi è tutto grigio. E quindi devi mettere una staratura di più uno, anche più due, sulla neve, no? E continui a lavorare in automatico perché appunto almeno la macchina ti compensa quando il sole va e viene. Quindi c'è un... non è che proprio non serve mai. Ora, se dovessi dire, io una KDC non l'ho mai ripresa e quindi non l'ho mai usato. Io, poi se l'avessi ripresa magari quel giorno c'era il sole. Che ne so, tutto può essere. Invece, questa qua... la usiamo diciamo molto più ragionevolmente, cioè il bilanciamento manuale del bianco o il bilanciamento corretto del bianco. Ora io vi dico sempre scattate in RAW, giusto? E questo è vero, cioè è sacrosanto, è vero, continuo a dire. Scattando in RAW evidentemente il bilanciamento del bianco che metti in ripresa conta diciamo per niente, perché tanto quello che esce dal sensore è la stessa cosa, non è che cambia. Però quello che cambia che cos'è? È il fatto che quando mi trovo in Lightroom o in Camera Raw o nel programma che vi piace di più per sviluppare i file Raw, se ho fatto il bianco giusto, mi trovo già il bianco giusto e quindi non devo toccarlo sulla foto, lo devo toccare di poco. Se invece me lo sono scordato, magari ho scattato 500 foto tutte col bianco a cacchio di cane e mi tocca sistemarmele tutte quante a manina in quel momento. Magari nella foto non c'è sta niente di grigio su cui prendere il contagoccino e mettercelo sopra e quindi, diciamo, perdo un sacco di tempo. Il risultato è identico, non è che cambia niente. Però, insomma, è lavoretto un pochino più pulito, oltre al fatto che la JPEG, cioè se scatto in JPEG, lì il bilanciamento del bianco diventa fondamentale. Quindi, vi direi, usiamolo. Specie quando ci sono, cioè uno, io personalmente uso il bilanciamento automatico il 99% dei casi, ci sono situazioni dove o la luce è sempre quella, quindi sto in un posto con luce artificiale, magari di un colore un pochino non proprio standard, no? Quindi metto, mi trovo una cosa bianca, track, te faccio il bianco su quella cosa e lo uso. Oppure c'è una condizione nella quale il bilanciamento automatico del bianco già so che non funziona. C'era un esempio interessante, qua ve lo faccio vedere. Questo qua. Vedi, qui la scena è dominata dal bianco. Quindi dici, come fa a sbagliare il bianco la macchina? È facilissimo. Perché questi sono vestiti di blu.
Quindi la macchina tenderebbe a farla gialletta sta foto, perché si farebbe ingannare dalla divisa blu di questi giocatori. Quindi in una situazione così, dove magari a una partita scatto 800 foto, se poi ho 800 foto col bianco sbagliato, magari beh, è una seccatura, cioè pure l'ho scattato in RAW, poi l'ho scattato in JPEG, vedi? Qui, questa qui ti sarebbe, oddio, ti sarebbe venuta col bianco diverso da questa, perché qua c'è più bianco e qua ce n'è di meno. Quindi, siccome è gratis farlo, è anche relativamente facile, perché nel caso specifico c'era il ghiaccio che era bianco, no? Quindi che ci vuole? Facciamolo. Cioè, quando serve, quel momento che serve il bilanciamento del bianco manuale, non è un problema farlo. Quindi io quando vi dico facciamolo, significa pure impariamo a farlo. Cioè, conoscere la macchina in modo tale che te non è che dici devo far bianco, lo sta, esatto, cioè, considera che un operatore video che il bianco lo fa ogni volta che schiaccia REC, se dovesse prendere il manuale tutte le volte, no? Sarebbe Dopo l'operatore video 14 giorni, quindi sarebbe oltremodo deficiente. no, però capito, cioè, in fin dei Almeno conti quando macchina delle mattine per andare a vedere il manuale, se stava prima o se stava mica dopo. scusate con Sapri. C'è pure, mi sembrava che fa qua uno di questi tre pedali. E, pure questa è un'altra fesseria. Come si chiama? Il lampeggio delle alte luci, no? Come si potrà chiamare in italiano? L'evidenziazione delle alte luci bruciate. E è una cosa secondo me molto molto comoda e molto molto scomoda. Dici, sei embriaco? Allora, quando è comodo e quando è scomodo, giusto? Aspetta, mettiamo questo, facciamo una foto. Questo basta far così. Vi faccio una foto sovraesposta. No, la faccio fuori. Aspetta, ho esagerato un pochetto. Ho esagerato qua sull'esposizione, vai. Allora, l'ho fatta. Che succede? Vedete che fa? La funzione è questa. Sfaraglia tutto, cioè chi evidenzia il fatto che il cielo è sovraesposto. In questa maniera, diciamo, un po' più esagerato, no? L'ho fatta. Oppure, sto col cliente o con l'amico, gli sto facendo della foto, dice, ma perché la. Cioè, e quindi. Magari è la funzione che voglio togliere, insomma, no? In quel momento. Quindi, però quando è che è molto comoda questa cosa? Perché se è vero che dobbiamo utilizzare l'esposizione in maniera corretta, questa cosa qua ti dà un colpo d'occhio istantaneo sul fatto che c'hai delle zone che non avranno dettaglio. Vi ricordate che c'è cioè, le alte luci, quando vengono bucate, è finita, sono bucate. Non è come nelle ombre che qualcosa tiro fuori immerso nel rumore. Nelle alte luci, game over. Quindi è una cosa molto comoda. È chiaro che va usata con raziocinio, no? Cioè non è che anche in questa foto che ho appena fatto, il fatto che il cielo sia bianco, magari non me ne sbatte niente perché sto fotografando la macchina. Boh, insomma, quella foto non è proprio un esempio, insomma, mirabile di composizione e perfezione dell'inquadratura, no? Però è una foto, cioè, se uno, che ne so, stia facendo il matrimonio. Vedi che quando scatti la sposa c'ha cioè tutto il vestito che lampeggia, qualcosa non va. È chiaro che se invece stai facendo un paesaggio gigante nel quale c'è il sole nell'inquadratura e il sole lampeggia, va tutto bene. Però è un indicatore molto semplice, molto veloce, che ti dà l'idea se stai facendo bene o stai facendo male. E mi sembra importante. Anche questo, il sistema di misurazione dell'esposizione, vi ricordate che ve l'ho spiegato? Oh, anche questo, se uno si impara a cambiarlo rapidamente,
È chiaro che nel 99% dei casi tu utilizzerai quello valutativo, però ci possono essere circostanze, e rispondo a Vittorio, nelle quali una misurazione spot può essere, diciamo, quasi vitale, perché se tu stai qui al concerto, dietro si accende il faro verde, il faro rosso, il faro blu, il faro bianco, spegni tutto, accendi solo lui, accendi il palco, parti col laser, vai con la nebbia, la macchina non ci capisce più niente. Però se tu misuri l'esposizione sempre sul viso del soggetto, tendenzialmente quello che ti interessa è il soggetto e quindi tendenzialmente c'era un soggetto ben esposto. Ci siamo? Ora, se tu per passare dall'esposizione valutativa a quella spot ci metti 40 minuti, perché non sai come si fa, il concerto è finito. E quindi che te frega di esporre bene le foto? Lo stesso, vedi, questo è un altro esempio, cioè questo è un concerto, questo sono gli Eagles. E cioè al concerto degli Eagles c'è un botto di luce, però questo botto di luce fa dietro, c'è praticamente, succede di tutto, però su di loro bene o male, cioè se tu misuri l'esposizione sempre lì dove stanno i musicisti, tendenzialmente ottieni dei musicisti esposti bene e qualcosa dietro che potrà essere o troppo chiaro o troppo scuro, ma è comunque l'effetto che c'era lì. Non so se questo risponde a quello che mi chiedevi. L'esposizione va misurata con tutti e tre i parametri, cioè tempo d'otturatore, Allora, pressione l'esposizione dell'acqua, è sempre un pressione. compromesso tra quelle tre cose. È chiaro che se te stai a un concerto a Tor Bella Monaca, probabilmente non ci sarà tantissima luce. Tor Bella Monaca, bolletta, chi la paga? Quindi adesso ci siamo inimicati, oltre che quelli della religione di prima, anche quelli di Tor Bella Monaca. Insomma, vabbè, ragazzi, che vi devo fare? Sono fatto così, non è colpa mia. Allora, se tu c'hai poca luce, alzi gli ISO, al concerto, il cantante è un concerto di punk rock, la zompa come un grillo, devi usare un tempo veloce, allora apri il diaframma, ti sei comprato un obiettivo di merda, quindi c'hai il diaframma chiuso. Anzi, andiamo, buona serata, che ci Cioè, diciamo che guarda il concerto, no, perché voglio dire, capito, il compromesso a un certo punto finisce, cioè, tu hai questi tre parametri, ci giochi un po', poi a un certo punto la luce è poca, l'obiettivo è scuro, la macchina è rumorosa, quello salta, il cavalletto non ce l'hai, quindi neanche può fare l'effetto mosso perché ti è tutto mosso, e che ti faccio? Esatto. Vai all'auditorium. Ok? Allora, il live view, questa è una cosa carina. Allora, quelli che hanno una compatta tra di voi hanno solo il live view, quindi sono sereni. Giusto. Quelli che invece hanno una reflex. Dove minchia sta scritto qua? Allora, quelli che di noi hanno una reflex, il live view è questa cosa qua praticamente, che la trasforma in una compatta. Che vedi il. Guardando. Allora, a che serve guardare dal. Non vengono le parole. Dal display. Serve, prima di tutto, ti dà molto, specie quando c'è la macchina sul cavalletto, che ti dà molto un'idea di quello che verrà rispetto a quello che vedi nel mirino, perché puoi vedere le cose con la giusta profondità di campo, insomma, diciamo, ti dà un'idea precisa, ma soprattutto ci sono delle circostanze nelle quali, che ne so, c'hai la macchina messa che non riesci a guardare, può diventare necessario. Ma la cosa più bella del live view, per cui secondo me vale la pena di utilizzarlo, è quella che te puoi, dove metto qua, puoi ingrandire, si vede qualcosa? Puoi fare questa cosa qua. E fare questa cosa qua con l'obiettivo, col fuoco sul manuale, ti consente, se ci fosse un tantino più di luce, ecco qua c'è il dettaglio, di fare una messa a fuoco estremamente precisa. Ma perché, Ma perché? perché però no, se riesci a capire, perché il live view l'autofocus non funziona? Allora, sì. Spiego meglio, io quando funziona
Sì. Però quello normale del tasto proprio. Allora, l'autofocus delle reflex è un sistema che si chiama, questo esula da questa cosa, però ve lo spiego lo stesso perché tanto è facile. C'è pure un altro motivo per cui vale la pena usare il Live View, anzi altri due. Allora, l'autofocus funziona con un sistema che si chiama rilevazione di fase. Che vuol dire praticamente? Che c'è una serie di sensori ausiliari che gli arriva una parte della luce che non va nel mirino e questi sensori determinano se l'immagine è a fuoco o non è a fuoco, misurando la fase. La fase vuol dire che lui prescinde, lui, insomma, il sistema di misurazione, prescinde dal contrasto del soggetto. Quindi pure che il soggetto ha un contrasto basso che a occhio te vedi poco, la fase comunque cambia. Che vuol dire che la fase cambia? Che se l'immagine e sa pure in che direzione cambia, quindi tu sai se il soggetto è focheggiato troppo avanti o troppo dietro e quindi la macchina sa in che direzione spostare l'autofocus. Però questa cosa funziona deviando appunto una parte della luce verso questi sensori. Quando tu metti il live view, lo specchio si alza. Lo specchio ausiliario con tutti questi sensori si leva dalle balle e di conseguenza tu perdi il sistema di misurazione di fase e devi utilizzare un sistema che si chiama misurazione di contrasto, che praticamente analizza il contrasto che c'è tra i pixel e quando lo trova più alto possibile, per lui quella cosa vuol dire che sta a fuoco. Ora, il contrasto non è determinato dal fatto che tu stai a fuoco più avanti o più indietro, quindi non sa in che direzione devi spostare l'obiettivo. E questo già è una prima differenza. E la seconda differenza è che non sa di quanto, perché il contrasto non dipende solo dal fatto che è a fuoco o non è a fuoco, dipende pure da che stai fotografando. Cioè, se io ho una cosa grigio chiaro su una cosa grigio scura, ne produrrà un contrasto X, ma se io ho una cosa bianca con accanto una cosa nera, pure che è sfocata, mi produce una cosa più contrastata di quella grigia scura. Grigio chiaro su grigio scuro. E quindi si chiama focus peaking questa cosa, cioè lui prende, sposta la messa a fuoco, arriva a un punto, cioè misura mano a mano che sposta la messa a fuoco quanto contrasto c'è, quando vede che il contrasto riscende ritorna indietro, che è poi quello che si fa normalmente mettendo a fuoco a mano. Ok? Quindi questo è il motivo per cui il pulsante dell'autofocus non funziona. Perché togli di mezzo i sensori che Perfetto. sarebbero. Poi in alcune macchine, tipo in questa, tu lo puoi ancora utilizzare e diventa misurazione di contrasto. Però non funziona con tutti, cioè dipende proprio da come è progettata la macchina. Se tu premi comunque non fa niente, non si muove, ma è sempre tutto sfocato, vuol dire che non lo fa. Non lo fa, Però esatto. se io premo F on, E mi va a certo. fuoco. Si va a fuoco perché mette evidentemente con quella macchina, così come è impostata, premendo quello mette in funzione la misurazione, la misurazione sia rilevamento di contrasto. Piccola eccezione a tutto questo che abbiamo detto adesso, la moda del momento è quello di affogare dentro al sensore dei sensori che rilevano la fase, il che rende possibile pure con le mirrorless o eventualmente sulle reflex, penso che non ci sia sta cosa. Pure sulle Sony, rende possibile misurare la fase anche con lo specchio alzato, perché i sensori i rilevatori di fase stanno affogati nel sensore, quindi stanno in mezzo agli altri pixel, diciamo, nascosti, dissimulati. Sì, messi. Ok? E questo era chiaro, era facile, diciamo. Invece la cosa più difficile, adesso vi dico una cosa sconvolgente, ma fa tardi? No, non ancora. Esatto, uno me lo ricordo, l'altro me ci penso. Il Live View ti dà la possibilità di mettere a fuoco con grande precisione, ma soprattutto con i grandangoli. E voi direte, ma il grandangolo c'ha un sacco di profondità di campo e quindi è molto facile mettere a fuoco. E questo è parzialmente vero, perché il grandangolo c'ha tanta profondità di campo, ma c'ha poca profondità di fuoco. Che vuol dire? Che siccome l'obiettivo è corto e sta vicino al sensore, a un piccolo spostamento obiettivo-sensore corrisponde una grande differenza di nitidezza. Quindi
nitidezza, sharpen. Cioè, se io prendo un 1000, cioè un teleobiettivo così, e lo sposto di un millimetro, mi sono spostato dell'1 per 1000, o 0,1% se gradite di più. Ok? E quindi la differenza di nitidezza è minima. Se io prendo un 14 mm e lo sposto di un millimetro, mi sono spostato di un quattordicesimo, che sarebbe all'incirca un 15%, un 7%, boh, adesso non lo so, però è 20 volte di più di quell'altro, insomma, per capirci. E quindi c'è un'enorme differenza di nitidezza. Questa cosa che comporta? Che l'autofocus della macchina, che vi ricordo è basato su dei sensori, che non, dei rilevatori di fase che non stanno sul piano focale, cioè non stanno sul sensore, stanno alla stessa distanza, ma stanno da un'altra parte. Ok, non sono gli stessi. Quindi l'accuratezza della messa a fuoco con un grandangolo, paradossalmente, può essere inferiore a quella che ho con un teleobiettivo. Beh, è chiara sta cosa? Quando io uso il LED View, siccome sto usando esattamente il sensore, nell'istante in cui metto a fuoco, è a fuoco là. Ok? L'immagine la sto guardando sull'oggetto su cui l'immagine si formerà. Se Quindi compensi ci fosse quel problema, lo compenso. Ora, quel tipo di problema su una macchina di metallo fatta bene fa ridere i polli. Su una macchina di plastica, di meno. E infatti, ma pure questa macchina qui comunque ha un sistema di compensazione dell'errore che può fare la messa a fuoco. Ora, è chiaro che se lo tocchi fai più danni che altro su una macchina che funziona bene. Però, su, ripeto, su una macchina in plastica costruita in maniera un po' approssimativa, che magari è cascata per terra e si è un po' deformata, ti può capitare che fai tutte le foto. A me era successo con una Nikon FM2. Si era spostato lo schermo di messa a fuoco e io facevo tutte le foto con i teleobiettivi spaccate perfette a fuoco, come mettevo un grandangolo tutto fuori fuoco. Cioè andavo a guardare le diapositive tutte sfocate, ma che cazzo c'è? Che mi è successo? Mi sono rincoglionito? No, si era spostato il vetrino di messa a fuoco. Quindi col teleobiettivo, con lo spostamento di mezzo millimetro, era completamente ininfluente. Quando mettevo un obiettivo corto, quel mezzo millimetro era un'enormità e venivano le foto sfocate. L'altro motivo è che quando uso il Live View lo specchio si solleva, quindi quando scatto lo specchio è già sollevato e non c'ho la vibrazione dello specchio, cioè la vibrazione che sentite, questa è quando si alza. Senti che fa due cose, una è l'otturatore e fa quasi niente di vibrazione, e l'altra è lo specchio che scende ma è dopo, mentre invece quando scatto normalmente c'ho lo specchio, lo sta qua, no? Qua. C'ho lo specchio che si alza, commesso, si vede un cacchio qua, specchio che si alza, specchio che si abbassa, ok? Ho quasi finito, ci siamo allungati. Vabbè, questa è la cosa che vi dicevo della messa a fuoco, con il Live View la messa a fuoco la faccio perfetta perché posso ingrandire. Questa è un'altra cosa fantasmagorica di chi ce l'ha. Secondo me richiederebbe un po' più tempo di così, cioè tante macchine fotografiche ti consentono di controllare il flash della macchina direttamente dal menu della macchina, il che chiaramente ti dà la possibilità di fare tutta una serie di cose che se tu non ci avessi questa possibilità non riusciresti a fare. Io mo, insomma, andrei veloce su questa cosa qua perché come si usa il flash mi sembra di averlo, cioè ne abbiamo parlato parecchio e chi ha la fortuna di avere una macchina che lo può controllare dal menu, tipo questa macchina qua per esempio, può controllare un flash che fisicamente non è attaccato alla macchina, quindi sta da un'altra parte, ma io ne posso controllare la potenza, o posso accendere, spegnere, posso fare tutta una serie di cose e è comodo chiaramente, se lo sai usare è comodo, cioè se sai come si usa, quindi non ti devi andare a leggere il manuale, è molto più comodo che andare dall'assistente che sta dall'altra parte e gli abbassa. No, lo faccio io e ho finito. Questo è un esempio pratico. Vedete che la luce arriva da destra, no? Quello è un flash che arriva da destra.
È chiaro che se io lo posso controllare la macchina, faccio uno scatto, vedo che non mi piace perché l'esposimetro chiaramente chi lo usa più, e quindi direttamente dalla macchina posso controllarlo. Questa foto qui mi sembra di avervi spiegato ampiamente come ottenerla, peraltro non so quante ne abbiamo ottenute, quindi mi eserciterei. Qualcuna l'abbiamo fatta, mi esercite. Questa qua in particolare lui l'ha scattata, diciamo, in manuale, ve lo dico perché lo racconta, ma è molto ragionevole quello che ha fatto, insomma, l'ha scattata in manuale scegliendo l'esposizione in modo da avere il tramonto bello, preciso, e poi ha messo anche il flash della macchina in manuale in modo tale che ottenesse l'effetto che desiderava. Tenete presente che se lui metteva il flash della macchina in automatico, quasi certamente gli avrebbe dato una bella caracca e quindi vi sareste trovati con il soggetto bello slavato, ok? Perché in realtà il soggetto occupa sì e no un quarto del fotogramma, no? Quindi il flash si fa ingannare, dice minchia, tutto scuro, ma quelle sono montagne, quindi non ci arriverai mai, insomma, col flash. Un altro esempio di come puoi controllare il flash della macchina ti rende possibile fa delle foto che se tu dovessi andare dall'assistente, dicevo abbassa un attimo, scendi, accendi, cioè, no, no? E questo è un esempio eclatante invece di quando il flash non serve. Ora è vero che è tutto scuro, ma sarete con me che se lui qua accendeva il flash e dava una bella schiarita a questo omino, probabilmente la foto perdeva parecchio del suo fascino. Sì, non c'era più l'effetto della foto, quindi diciamo che è bello controllare il flash, ma anche è bello poterlo spegnere, esatto. Questa è un'altra cosa che io vi pregherei di fare, insomma, quella di utilizzare il flash controllandolo dalla macchina, come cacchio vi pare, ma non attaccato, vedete che non sta attaccata la macchina, sta qua, sta in alto a destra, no? Pezzo di filo, manina. Omino, manina, sì, insomma, quello che avete. Vabbè, questa è avanzata, insomma, no? Cioè, è avanzata nel senso, non che in più che... Cioè, ne abbiamo parlato ampiamente, ma insomma, qua devi essere un pochino più smaliziato. Questa qui, invece, è un'altra cosa che non ci si pensa, ma che io invece vi dico, lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore nel 90% dei casi non fa danni, 95, se c'è. C'è un 5% di casi dove lo stabilizzatore, e Caterina c'ha una macchina di quelle, fa danni. E sono questi casi in particolare. Quando usi il cavalletto, perché quando usi il cavalletto la macchina sta ferma, lo stabilizzatore si sente in crisi, dice oddio, mo che faccio? E si confonde e cerca di stabilizzare una cosa che sta ferma. E quindi che fai quando stabilizzi una cosa ferma? La muovi. E quindi ti vengono le foto con sto micro mosso che dice ma che ci mi si è rotto il cavalletto, cioè c'è qualcosa, ho starnutito, che ho fatto? No, io con la tua macchina appunto che ci ho fatto tanto tempo fa le riproduzioni dei quadri, io scattavo, io pure, ma dico ma cacchio, sono mosso, io sto sul coso, sto usando il flash, stanno sul cache, perché? No, non stavo usando il flash, c'avevo delle luci, però insomma erano belle intense le luci, quindi era un tempo veloce. E veniva tutto mosso, sto micro mosso, perché si confonde. Esatto. E questo lo fanno praticamente tutti gli stabilizzatori, perché comunque qualcosa fanno. E invece sul cavalletto, buono. Altro caso eclatante in cui dà fastidio, quando c'è il panning, cioè quando fai panning, perché tende a stabilizzare una cosa che dovrebbe essere in movimento. Alcuni obiettivi, diciamo, particolarmente mirati a determinati settori, tipo la foto sportiva, hanno uno stabilizzatore particolare che può stabilizzare su uno solo degli assi. Quindi tu stai a fare un panning orizzontale, quello stabilizza solo un verticale, c'ha l'impostazione. Però diciamo che per tutti i comuni mortali, quando sto seguendo un soggetto che si muove, tendenzialmente conviene spegnerlo. Se sto facendo la foto, quella prima di quello con la Harley per strada, là lo stabilizzatore è benedetto, perché si muove tutto, vibra. Ok?
Quindi questa cosa ricordatevela, perché rischi veramente di fare delle foto. Non ci avrebbero messo l'interruttore, Sì, diciamo. no? Come dicono a casa. No, è a posto, è certo che se qualche casa non faceva danni, ce lo lasciamo sempre però. Questa è una stronzata, va bene, però non lo è. Non lo è perché il beep, tante volte, cioè, io lo tengo così. Che ecco, nel silenzio si sente, no? Io, quando c'ho la macchina, diciamo, all'occhio, no? Lo sento sempre. Fa meno rumore del motore dell'autofocus di questa macchina, insomma, quindi, però, in tante circostanze, pure a suo volume dà fastidio. È come quello col cellulare che c'ha i tasti che si sentono esatto, che sta lì a mandare messaggio mentre te fa un'altra cosa. Lei non se ne accorge perché è abituata. Ah, me ne sono accorta, facevo prima di fare quello che sento. Infatti, io non è che vi parlo del beep perché vi spiego quando usarlo e quando non usarlo, ma ve ne parlo perché dovete sapere dove cazzo la si leva nel menu, giusto? Perché quando lo devi togliere non ci puoi stare 20 minuti. Tutto silenzio, tipo se torni alla cerimonia dove stavo prima, no? Già, già, abbiamo detto quella in tappeto, invece sono andato. In più ci metti là pure col beep. E stava pure a fare la comunione, è chiaro che. Poi dici che c'entrano le guerre di Esatto, poi dopo è normale che scoppia la guerra di religione. La soluzione a tutti i vostri problemi è qua. È non il menu, ma il custom menu. Per chi ce l'ha, questo menu praticamente. Ho sbagliato tasto. Giusto No, il custom menu è un menu tuo che nella Nikon si chiama mai menu, nella Canon si chiamerà mai menu lo stesso, esatto, perché la fantasia comunque è importante. Nel quale tu ci metti. Ciao roba. Hai detto 8 cose che ti servono di più, Le cose che ti servono. tipo la percentuale della batteria, Tipo il le cose beep. fondamentali. Tipo il beep. Ok? Io schiaccio. Off. Ho levato il beep. Lo rivoglio. E lo rimetto. Capisci? Quanto ci ho messo? Quindi perde 10 minuti a impostarsi il custom menu, potrebbe risparmiarci qualche che non, no, ma che non te, io non lo so dove si cambia il beep. No, no, perché, ma guarda che, cioè, se tu guardi il menu di sta macchina, no, ti faccio vedere, perché tu, cioè, dimmi se uno se può ricordare, guarda. Allora, una pagina. E questa qui. Ok, un po' di roba. poi c'è quest'altro. Scusa. Ah, Cioè, poi c'è quest'altro. Non è umano ricordarsi tutta questa cosa. Non. Quindi ti prendi le 10 cose che ti servono e te le metti. Beh, però ma. il mio c'è molto meno. Gli anni 70 ne avevo già parlato male poco fa, vero? Questo è lui. E quindi se qualcosa non l'avete capito, chiedete a lui. Io che c'entro? Io sono tradotto dal blog. Domande? Beh. Quindi cioè, funziona soltanto con le postazioni automatiche. No, funziona proprio con quelle manuali, però con quelle manuali è demenziale. Esatto. Dove cacchio stava? Qua, no? È normale che se io sto in manuale. Cioè, così mi dovresti
c'ho l'esposimetro, voglio farla sotto esposta di una stop, anziché mettere a zero la metto a meno uno. Io la uso quella roba là, perché il manuale la mia è un... Vabbè, sì, è un po' qualche volta leggermente tricky, diciamo, sì, devi... Volta. Però, capito, il manuale non è che non lo può usare, certo, chi ti dice niente, però... No, ditemi se c'è qualcos'altro, io vi dico, vi rispondo, insomma, sempre, lo sai? Male? Sbagliato?